Salve a tutti, oggi vi volevo far conoscere questa box che mi è arrivata in collaborazione infatti con Japan Crate. E volevo farvi conoscere infatti la box perché mi sembra un'idea molto carina per chi ama come me le cose strane, gli snack, ma qualsiasi cosa. Questo secondo me fa proprio per voi. All'interno trovate dei dolci, soprattutto dei dolci, e degli snack salati. Comunque, la maggior parte dei prodotti all'interno sono solo dolci. Allora, ora vi faccio vedere l'interno. Più o meno mi è arrivata, intanto che l'apro vi dico che più o meno mi è arrivata in 3 settimane. E parlo di una collaborazione, vabbè, comunque dovrebbe essere più o meno simile. In Italia mi arriva più o meno in 3 settimane. E allora, si presenta così. All'interno c'è questo cartoncino dove c'è una vignetta, che purtroppo io non è che so molto l'inglese, quindi non capisco un cavolo. Vabbè, comunque qui, se non sbaglio, sì, qui c'è il sito dove potete trovare la box. Intanto vedete gli snack. Qui trovate il riepilogo degli snack che potete trovare e se notate qui in alto c'è scritto Mini Original Premium. Allora, praticamente sono le 3 box che vi propone il sito. Allora, magari dopo vi scrivo i prezzi perché non li ho sotto mano. Comunque, si dividono in tre box. Una la mini dove potete trovare sotto i 5-6 prodotti, ma forse sotto i 5 prodotti. Tra salati e dolci, comunque ripeto, ma la maggior parte è dolce. Poi potete trovare l'abbonamento original che prevede sia i prodotti della mini, che ovviamente quelli original, quindi vi trovate sugli 8 prodotti, un prodotto di meno, un prodotto in più. Comunque le 2 box, infatti, più andate avanti, come si dice, no, più scegliete la box più grande e più avete incluso anche i prodotti di quelle più piccoline. Poi c'è la box premium, c'è una mosca che gira, yeah. C'è la box premium che contiene sugli 11-12 prodotti e ovviamente più l'original mini, quindi in tutto 12 prodotti più un bonus, un item bonus. E sì, allora nelle 2 box, da mini no, nell'original e nella premium potete trovare dei kit per creare caramelle. Quindi nell'original ho trovato un kit, ma nella premium ne trovate 2 kit. E niente, sì, come bonus premium, no, come bonus della box premium ho trovato questo qua, che è uno squishy bello morbidoso e profuma troppo buono, profuma tantissimo e buonissimo. Non so, allora non sono tanto sicura. Però secondo me è un melon pan questo, infatti potete trovare la ricetta sul mio canale, e sul canale Nella Cucina di Pro. Secondo me è un melon pan perché assomiglia molto 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 ai panini dolci che ho fatto. Il profumo è troppo buono, caramella, buono, cioccolato, sembra cioccolato quella cosa, oppure il caramello. Gnammi gnammi. Però non si mangia. Sinceramente non ho mai capito cos'è lo squishy. A me è proprio un antistress. Bello. Non lo posso dare ai miei figli che me lo spaccano. Comunque, allora, questi sono i prodotti. Adesso tolgo la scatola e vi faccio vedere i prodotti uno alla volta. Lo faccio cadere nella fotocamera. No.
Ok, allora, i nomi se volete ve li scrivo perché io con l'inglese o con quello che è qui non è che ci capisco molto. Allora, facciamo così. Allora, vado in ordine di questi prodotti qua, quindi nella box se vi arriva questo, ovviamente prendendolo come esempio perché questa è la box di maggio, quindi se vi arriva tipo la box mini potete trovare queste patatine che sono al mais e tardi vi dico cosa sono. Il pacchettino si presenta così. Infatti in ogni prodotto che troverete, ci sono scritti gli ingredienti, i valori nutrizionali, sì, anche se non ho capito niente qui, trovate anche un'etichetta con tutto quello che c'è da sapere. Quindi, secondo me questi qui dovrebbero essere delle patatine al mais. Qua c'è vivo il dorsale, il mais, questa tigretta qua che fa yeah. Cosa vorrei dire? Boh, vabbè, niente. Questo è il primo prodotto. No, mica tutte lo squishy. Poi trovate sempre nella mini, potete trovare, è sempre un esempio perché ovviamente ogni mese cambiano prodotti. Nella mini potete trovare questi, c'è una mosca, non fate caso. Mi dà fastidio, non riesco a farla andare via. Trovate questi hot cake. Praticamente sono dei pancake in versione mini. E si chiamano hot cake. Questi, tempo fa avevo hot cake, secondo me con lo sciroppo. Cioè sciroppo. Cioè sciroppo, zucchero, boh, sciroppo. Vabbè, praticamente questi hot cake li avevo provati a fare tempo fa, ho provato a fare una ricetta e mi sono piaciuti molto perché sono molto diversi dai pancake. Sono molto diversi dai pancake. Focino, dov'è? Si vede? Focino. Sono molto diversi dai pancake americani, sono più soffici e molto più dolci. Cioè, se devo scegliere di fare il pancake o gli hot cake, preferisco gli hot cake, mi piacciono molto di più. Poi potete trovare anche questa cosa qua che non ho capito che cos'è. Cioè, qua dice cracker. Chocolate cracker. Quello, vabbè. Praticamente è una barretta di cioccolato. Croccante, sicuramente. A me sembra una barretta di cioccolato. Sembra più le crocchette, le barrette dei cani. Che almeno da qua, dall'immagine, non so se si vede, però mi sembra la barretta dei cani, quelli duri, per farsi i denti. Però comunque, boh, dopo l'apriamo, vediamo. E beh, c'è questa barretta dei cani. Un attimino, arrivo subito. Se vedete stoppare il video, mi si è svegliato il bambino. Mi si è svegliato mio figlio. Un attimo, arrivo. Eccomi qui. Allora, stavo dicendo, sì, della barretta dei cani. Poi, c'è questo pacchettino come si dice, di caramelle, col gattino portafortuna. Infatti sul sito trovate vari tipi di disegni. Ogni pacchettino, dice, che fortuna. Allora, aspettate. Aspetta, è patatina. Dai, vieni vicino alla mamma, dai. Scusate. Ok, dai, allora. Che profumino. Che profumino, dice la mia gnometta. Allora, in ogni pacchettino trovate varie fortune. Infatti qua non so cosa dice, però comunque ve lo scrivo nel video. Poi ci sono. Potete trovare nella box original, cos'è? Sì, il primo kit di caramelle. Questo kit di caramelle potete creare delle caramelline tipo chupa chups, tipo, oppure io vedo qua la bacchetta, ma secondo me per aiutare a formare
cioè per creare la caramellina. Comunque potete trovare questo kit che si possono creare delle caramelline con le faccine degli animali. Infatti, comunque dopo vi farò vedere il video, c'è una mosca Diana, dopo vi farò vedere un video a parte su come si creano. Infatti se vedete qui ci sono le faccine degli animaletti da creare. Ok, questo lo ritiro, lo metto qua. Allora, poi potete trovare anche delle caramelle, ovviamente è quasi tutto caramelle nel box. Queste caramelle belline, guarda chi è questo, è una rana, una rana, una ranocchia. È felice o triste? È felice, è felice, sì, una ranocchietta, delle caramelle, però sono gommose belle. Perché sembra miscido, non so cos'è. Comunque, senti anche tu Diana, tocca, è morbido? Sì. Morbido. Allora, è stato morbido. Non si capisce. Cioè, almeno io non capisco. C'è una mosca. Sì, una mosca, lascia stare. È la mosca ieri inondrata. Allora, non si capisce che gusti sono. Ti ammazzo. No, lascia stare. Non ammazzare le mosche, poverine. Dopo le apriamo e sentiamo l'odore. E niente, non capisco i gusti. Poi dopo quando le assaggio vi dico buona, cosa mamma fa. Che buono. È buono, sì. Allora, ho perso il pacchetto, sì. Altre caramelline. Che queste caramelline sembra un pesce, sì, sono dei pesciolini arrabbiati, incazzuti proprio. Sono delle caramelline, se non sbaglio ce ne sono quattro. Prendo un altro. E dopo me le passi. Aspetta, Diana, dopo te lo dico quale passarmi. Vabbè. Allora, sì, aspetta un attimo, patatina. Sì, ecco. Dopo vi farò vedere che una cosa che mia figlia appena l'ha visto, lo vuole assolutamente provare. No, non c'è modo di toglierglielo dalla testa. Comunque stavo dicendo, ci sono queste caramelline, delle bacchettine, non so. E c'è anche questo che... Sì, adesso lo facciamo vedere. E che, se ho capito bene, si può, prendendo dei pezzettini di ogni gusto, si possono creare altri gusti. Si possono creare altri gusti. Zitta, gli sto dicendo, basta, che sta gridando. Va bene, allora, si possono creare dei gusti, tipo mela verde con uva, esce fuori il gusto ciliegia. Allora, andiamo avanti. Ecco, finalmente, quello che vuole mia figlia, questo chupa chupa. Io dico chupa chupa, anche se si dice chupa chupa. Vabbè, questo affarino. Guarda. Questo affarino, dopo lo facciamo vedere, amore. Questo affarino, questo dolcetto che credo sia fragole e cioccolato, però non capisco perché c'è questo cucchiaino. Diana, vorrei che fai cadere tutto, Diana. Poi, e questo è quello che potete trovare in totale nella box original. Guarda, gioca col squishy. Poi squishy, dillo. Squishy. Poi squishy. Allora, adesso squishy. Arriviamo alla premium. Squishy. Allora, squishy. Dopo questi qua, dopo questi prodotti potete trovare, credo che ci sia anche una bibita per ogni box premium. Questa è un energy drink e il gusto non so proprio che cos'è. Picchi. Cioè, proprio non l'ho capito. Picchi. Che gusto è? Picchi. Boh? Ma che gusto è? E quello no, quello lì è un giocattolino. E questo? Quello è un portachiavi. Ecco qua. Poi, come dicevo prima, nella premium potete trovare un altro kit per fare le caramelle. Questo qua è un kit per fare delle caramelle, proprio caramelline, perché ho visto nel video della ditta della box che no, non si dice a Profuma, si dice Anusa. Che buono.
E ho visto che proprio vengono spezzettati. Allora, niente, vi devo fare il video perché questo qua mi sa che è un bel kit. Cioè, l'ho visto proprio carino carino. C'è un procedimento che è molto carino e mi piace. Infatti ve lo farò subito il video perché sono curiosa. Guarda. Lascia lì, patatina. Lascia lì. Poi, l'ultimo. Mamma. L'ultimo prodottino. Sono delle caramelle, questo l'ho capito che cos'è, eh? Le caramelle o chic al gusto uva. Saranno a palline, ok? Ci sono tre palline. E boh. Questo è semplicissimo. Saranno caramelline normali. Sì, guarda. Poi vanno avanti per l'uva loro. E niente. Questo è tutto. Nella box. Diana? Ok, nella box di maggio ho trovato tutti questi bei prodottini, incluso la crocchetta di cane, scusate. Mamma, dimmi. Posso aprire? Adesso le apriamo. Allora, visto che la mia bambina ha detto che le vuole aprire, vi farò subito il video d'assaggi. Volevo dirvi, se per caso vi interessa una video ricetta particolare, scrivetemelo pure in ogni video, o se volete vi lascio anche la mia email, così se volete fare una richiesta precisa. Quindi ora vi saluto e io e la mia bimba corriamo subito a assaggiarli, anzi mo non voglio comandarla, mo faccio mettere subito in frigo questa qui, mettila in freezer, così la assaggiamo fredda. Sì. Ecco, mettila in freezer così la assaggiamo fredda, e perché secondo me quella si beve fredda. E niente, ora vi saluto e al video di... Sì, ciao, aspetta. E al video ce la posso fare, ai video assaggi. A dopo!